Tra l'altro, poi gli appassionati di Sailor Moon ricorderanno sicuramente la figura della sacerdotessa Miko, che era rappresentata da Rhea, Sailor Mars. Nel cartone si vedeva molto bene, ad esempio, che lei stava nel tempio, ad esempio, che lei praticava la meditazione, che usava anche la pergamena, la mistica pergamena. Quindi, in realtà, quella figura lì che voi vedete nel cartone è proprio presa dalla tradizione, il sacerdozio femminile delle Miko giapponesi, quindi molto probabilmente la donna comunque giapponese rispetto alla donna cinese era molto più presente da un punto di vista anche spirituale, anche se ovviamente non c'è da escludere che comunque anche la Cina molto probabilmente avesse passato un periodo matriarcale, non è comunque da escludere neanche questo. Poi, più vicino a noi, fino a tutta l'epoca di Nara, VIII secolo, si ebbero nella successione dinastica numerose imperatrici, caratteristici erano poi certi fenomeni di organizzazione della famiglia, per esempio il matrimonio matrilocale, per cui lo sposo andava ad abitare in casa dei suoceri, il diritto della madre a nominare i figli. I più antichi documenti storici paiono sorprendere la società giapponese proprio in un momento di transizione. Certi usi matriarcali sopravvivevano ancora tra le classi meno colte in provincia. Il maschilismo e gli usi patriarcali del continente avevano già fatto presa nel mondo della corte dei nobili e si andavano estendendo come comportamento da imitarsi, perfino nella mitologia, come riferita da Kojiki, si hanno tracce di questa situazione transitoria, quando nella generazione del mondo la dea Izanami invita il dio Izanagi all'accoppiamento, nasce un aborto. Soltanto dopo la ripetizione dell'atto in seguito al corteggiamento da parte del maschio, tutto va bene, la coppia genera esseri e cose felici in profusione. Quindi per dire, come vedete, se anche ben analizzate i miti, ecco, e comunque i documenti che attestano la fine delle varie epoche, ecco, spero si riesca un po' a vedere. In Giappone comunque ha attestato un grande ruolo, per quanto riguarda almeno quanto riguarda le imperatrici, e comunque fino a lungo, nelle classi meno colte, ecco. Perché le classi colte molto probabilmente sono state le prime a portare questo, probabilmente importato come avevamo visto, sono state un po' le prime a portare questo discorso di patriarcato. Adesso vi faccio vedere Izanagi e Izanami, ecco, le avevamo viste, la coppia di divinità, qui c'è la dea, come vedete, avevamo visto che erano gli dei creatori, avevano creato il Giappone rimescolando le acque, ecco, con una lancia. Avevamo visto che avevano praticamente questa concezione tipicamente orientale del rimescolamento degli oceani, un po' anche il caso della mitologia induista, per dire che loro hanno svariati esempi di oceani, ad esempio hanno l'oceano di burro, di latte, eccetera, eccetera, dove gli dei mescolano, in tal modo si creano le cose. Difatti, ecco, Izanami qui è proprio rappresentata con la lancia mentre mescola, ecco, mentre praticamente crea il Giappone. Poi, tra l'altro, questa dea è legata anche a un aspetto ctonio e infero, che purtroppo qui non è rappresentato, però in realtà, ecco, dal punto di vista mitologico è legata anche alla concezione infera dell'aldilà, ecco, perché poi era diventata la dea della morte, per dire che presiedeva al mondo dei defunti. Poi, no, direi, ecco, il prossimo capitolo ve lo leggo a parte.